Il video che state per vederlo è registrato l'estate scorsa, nel 2022, prima del cambio del look. Avevo intenzione di proporvelo più avanti nel corso dell'anno, ma visto che il 16 maggio è la giornata internazionale della luce, allora questa settimana particolare mi sembrava quella giusta per proporvelo. Per cui, buona visione! Come ho ricordato nel video dedicato all'uomo falena, grandi scienziati del passato come Galileo Galilei, Isaac Newton, oppure loro precursori come Leonardo da Vinci, si fecero ispirare nella loro azione di ricerca scientifica dalla lettura del trattato di ottica di Al-Hazen, scienziato e matematico arabo noto anche come Ibn al-Haytham. E proprio Al-Hazen è il protagonista della prima delle mini-storie che compongono Topolino e le avventure della luce, scritta da Matteo Venerus per i disegni di Marco Mazzarello e pubblicata sul Topolino numero 3122 in occasione dell'Anno Internazionale della Luce, il 2015. Nella prima avventura, che si concentra, come detto, su Al-Hazen, abbiamo coprotagonista con Topolino anche Indiana Pips, il famoso archeologo dell'avventura. Ed è proprio Indiana Pips che ci riassume alcuni dei punti salienti della vita di Al-Hazen. Indiana ci ricorda che Al-Hazen fu lo scienziato dell'anno 1000 che studiò luce e visione quando fu imprigionato al buio. Con scaltre intuizioni unite a esperimenti matematici, pose le basi dell'ottica. Alcuni suoi trattati si diffusero, mentre altri vennero rubati per risuolare sandali. Nel corso della storia, però, vengono citati anche vari altri scienziati, come ad esempio Thomas Young, Auguste Jean Fresnel, William Herschel, che fu un grandissimo astronomo, oppure James Clerk Maxwell, che grazie ai suoi studi, in effetti, aprì le porte addirittura per la relatività speciale di Albert Einstein, che è uno degli altri scienziati che vengono citati più avanti nella storia, insieme ad esempio a Max Planck, che è considerato insieme ad Einstein uno dei padri fondatori della meccanica quantistica, oppure Edwin Hubble fu fondamentale per capire che l'universo in realtà si sta espandendo. Che poi queste osservazioni sono anche legate a quelle che hanno permesso di capire che la Via Lattea non era tutto l'universo, ma semplicemente una sua piccola parte. Una porzione però piuttosto abbondante della storia è dedicata a Henrietta Swan Leavitt, disneyizzata in Minnetta. La Leavitt era stata assunta all'inizio del XX secolo presso l'Harvard College Observatory. Il suo compito era quello di esaminare le foto astronomiche per classificare le stelle in funzione della loro luminosità. E fu proprio osservando queste fotografie che la Leavitt si accorse di una particolarità legata alle stelle variabili e alla loro luminosità. Si può tracciare una linea retta tra ciascuna delle due serie di punti, corrispondenti ai massimi e ai minimi, mostrando quindi che esiste una relazione semplice tra luminosità delle variabili e i loro periodi. Questa scoperta ebbe una grandissima importanza nello sviluppo dell'astronomia, soprattutto dell'astronomia osservativa, perché permise di costruire un metodo in grado di misurare in maniera molto più precisa le distanze tra noi e le stelle che venivano osservate. Il problema fu che, essendo Henrietta una donna, ricevette in vita ben pochi, se non nulli, riconoscimenti relativamente al valore della sua scoperta. Come potete immaginare, questa scoperta ebbe una grande importanza in quella realizzata da Edwin Hubble, per cui Gotta Mittag Leffler propose nel 1926 il suo nome per l'assegnazione del premio Nobel per la fisica di quell'anno. Il problema però fu che la Leavitt era morta per un tumore nel 1921, per cui, poiché il premio era destinato a scienziati in vita, non le fu mai assegnato tale riconoscimento. Henrietta comunque era un'astronoma molto appassionata, nonostante i problemi che in quanto donna doveva necessariamente affrontare.
Ovviamente spese anche una parte della sua vita per migliorare i diritti delle scienziate e delle ricercatrici nel mondo accademico. C'è da notare, relativamente alla storia di Venerus e Mazzarello, che Minetta riesce in maniera molto efficace a rappresentare proprio tutti questi aspetti della Leavitt. Restando un attimo in campo astronomico, passiamo alla porzione della storia in cui Pippo è protagonista. In questo caso, l'amico di Topolino si concentra su un problema tipico della nostra società in continua espansione, ovvero l'inquinamento luminoso. In questo caso, i lampioni generano una luce che va anche a influenzare l'osservazione del cielo notturno. Nelle due vignette in cui Pippo spiega il problema, vediamo anche come si possa in qualche modo provare ad attenuare in maniera anche abbastanza significativa il problema, adottando dei lampioni particolari che riducono di molto la luce che viene emessa dai lampioni verso l'alto, concentrandola soprattutto verso il basso e permettendo così di poter osservare anche in città le stelle. Facendo poi un passo indietro, troviamo anche una storia in cui Venerus prova a raccontare che cos'è un computer ottico. Consideriamo che i computer ottici sono considerati come il passo intermedio tra i computer, quelli usuali, e quelli quantistici che sono sviluppati negli ultimi anni. Lo scienziato protagonista della mini storia dedicata ai computer ottici ci spiega che questi dispositivi altro non sono che supercalcolatori che utilizzano segnali fotonici anziché elettrici. Una tecnologia che permetterà di processare molti più dati e aumentare a dismisura la connessione globale. Come però ci ricorda Venerus, anche le piante in realtà traggono energia dalla luce, e questo grazie alla fotosintesi clorofilliana, un processo che permette di trasformare l'energia trasportata dai fotoni in energia che mette in moto praticamente tutto il metabolismo della pianta. L'ultima curiosità relativamente a questa storia è legata a Lucy Blink, che a me personalmente ricorda un po' Rita Levi-Montalcini, la scienziata italiana che vinse il premio Nobel nel 1986 grazie alla scoperta del fattore di crescita nervoso. Detto ciò, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Per cui non mi resta che dirvi saluti a tutti!